Vi leggo una poesia che ho scritto recentemente, Le torri di San Marino. Sopra le vette delle torri di San Marino, un piacere soffermarsi all'orizzonte. Si intravede il mare, un raggio di luce irradia le colline, in lontananza San Leo e il Monte Carpegna. L'aria di un solitario luogo, dolce culla di culture e storia antica, di tutto puoi trovare. Tempi remoti e del domani, per gli appassionati e umili persone. Cadono gocce come per rimpianto, in questo paradiso molto caro, che non vuole essere violato, della sovrana libertà in ogni tempo amata. Il sogno di questa terra felice, ma potrà essere tanto tenuto lontano e sempre illuminerà il pellegrino, ove le mura odorano di santi, scalpellini e serafini. Bellissima poesia, grazie. Una delle tantissime che me ha scritto. Pubblicata a San Marino. Ah, pensate ragazzi. Ho avuto un riconoscimento a San Marino per questa poesia. Del governo sammarinese. Grandissimo Colozzi, che anche questa sera ha dato il meglio di sé. E queste poesie dove le possono trovare i nostri... Le possono trovare nel mio sito, alcune, altre le devo ancora inserire, che si chiama Giampaolo Colozzi Poesie. Su Facebook eh? No, è un sito un che sito. Ho io, sì, Giampaolo Colozzi Poesie. E potete trovarlo anche sul nostro sito di Radio Carpegna, nella sezione Artisti di Carpegna. Grazie mille. Adesso manderemo le poesie se riusciamo ad averle, le scriveremo anche noi nel nostro sito. Grazie mille, vi voglio molto bene, auguri a tutti quanti. Da qui chiudiamo per questa serata nello studio di Giampaolo Colozzi, il nostro JPC, e ci sentiamo la prossima volta. Un saluto da me che ho diretto questo progetto, questo lavoro che spero possa continuare. Con molta bravura, ti ringrazio. Ok, grazie. Grazie, grazie. Altrettanto. Nicolas. Alla prossima. Alla prossima.